Enzo Franceschi, mamma Cira non molla. 9 anni dopo la misteriosa morte in carcere nella città francese di Grasse del carpentiere di Arezzino Daniele Franceschi, la mamma ha deciso di esporre denuncia per la mancata restituzione degli organi. Conto alla rovescia per il Jova Beach Bis, iniziati i lavori di allestimento al muraglione in vista di sabato 31 agosto, da lunedì spiaggia off limits. 20 anni di battaglie ambientali, i paladini apuo-versigliesi non mollano e ribadiscono il loro no all'ampliamento del porto di Carrara. Prosegue la protesta per salvare il litorale dall'erosione della spiaggia. A tavola sulla spiaggia, ecco i vincitori. Il piatto dell'estate porta la firma di Massimo Mattei e Annalisa Linari. La coppia ha conquistato il premio Piatto Forte nell'ambito della 27esima edizione della Kermesse, ideata da Gianni Mercatali. Per il calcio, Enrico Lenzi è presidente del Real Forte Querceta. L'ex presidente Alessandro Mussi e Nicola Biaggi saranno i vicepresidenti. Presentato alla stampa anche lo staff tecnico capitanato da Cristian Amoroso. E ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell'informazione del nostro telegiornale. Apriamo, lo avete sentito dai titoli, con un caso di cronaca nera che ha rilevanza nazionale, il caso Daniele Franceschi. Dopo 9 anni dalla morte misteriosa in carcere nella città francese di Grasse del carpentiere viareggino, la mamma Cira Antignano ha deciso di esporre denuncia per la mancata restituzione degli organi. Sentiamo il primo servizio. 9 anni dopo la morte del viareggino Daniele Franceschi, avvenuta nel carcere di Grasse in Francia all'età di 36 anni, il cui anniversario ricorre domenica 25 agosto, la madre Cira Antignano, per niente sfibrata dall'estenuante battaglia giudiziaria e mediatica per ottenere la restituzione degli organi, ha preso una clamorosa decisione. Intende infatti denunciare i vertici dell'ospedale Pasteur a Nizza per la mancata restituzione degli organi. Ha già conferito l'incarico al suo legale, l'avvocato Aldo Lasagna, per inoltrare un esposto ipotizzando il reato di sottrazione e manipolazione degli stessi organi, alla luce anche della lettera inviata nel marzo scorso da un sedicente compagno di cella firma Sadiq Prison, che ipotizzava che fosse avvenuto qualcosa di molto grave. Nella lettera ipotizzava infatti un macabro espianto degli organi stessi, che non furono mai restituiti alle autorità italiane per eseguire una regolare autopsia a causa delle condizioni in cui il cadavere fu restituito. Sì, io vado avanti e continuo finché non avrò i risultati precisi di sapere dove sono questi organi. Nonostante varie assicurazioni e promesse, ribadiscono Cira Antignano e l'avvocato Aldo Lasagna, della restituzione degli organi familiari, questo non è mai avvenuto ed ora chiedono ulteriore chiarezza una volta per tutte alle autorità francesi. Visto che fino ad oggi non c'è stata nessuna restituzione, malgrado le promesse, la mamma di Daniele Franceschi si è decisa a presentare questa clamorosa denuncia. Ancora la cronaca: è stata eseguita da parte del dottor Luigi Papi dell'Università di Pisa all'obitorio dell'ospedale Versilia l'autopsia sul corpo del 19enne di origini cinesi e residente a Milano, che è deceduto dopo che aveva accusato un malore mentre faceva il bagno il giorno di Ferragosto nella piscina dello stabilimento balneare Sauro sulla terrazza della Repubblica a Viareggio. Su disposizione del pubblico ministero Enrico Corucci è stata eseguita l'autopsia ed è stata indagata la bagnina per omicidio colposo, che era intervenuta subito per portare i primi soccorsi al giovane. E ancora per la cronaca: si è finto cliente della gioielleria per rubare 3 bracciali d'oro del valore di circa 4.100 euro, allontanandosi poi spiegando che non avrebbe comprato nulla. I carabinieri di Camaiore sono vicini all'identificazione del ladro che l'8 agosto ha colpito la gioielleria Tabarrani in via Vittorio Emanuele a Camaiore. Dai video delle telecamere di sicurezza della gioielleria è emerso, secondo quanto
appreso appunto dalle immagini che l'uomo si è presentato nel negozio fingendo di voler comprare un braccialetto per il compleanno del nipote, si è fatto mostrare il campionario da una commessa. A lei ha chiesto informazioni sul costo di alcuni articoli e lei li ha pesati alla bilancia per servire il falso cliente, ma in quegli attimi lui ne ha approfittato per prendere 3 bracciali e metterseli in tasca per poi abbandonare il negozio come nulla fosse. La commessa però, nel riporre la merce nei suoi contenitori, si è accorta dell'ammanco ed ha avvisato i carabinieri. E cambiamo completamente argomento, conto alla rovescia per il secondo Jova Beach Party. Sono iniziati i lavori di allestimento del palco al Muraglione e da lunedì la spiaggia sarà off limits. Iniziato il conto alla rovescia verso il 31 agosto, data del secondo e ultimo Jova Beach Party sulla spiaggia del Muraglione. Sono partiti da qualche giorno i lavori di allestimento del palco e da lunedì la spiaggia sarà interdetta ai bagnanti. Nell'ultima commissione di vigilanza di venerdì sono state confermate le misure adottate in occasione del primo concerto. Sono attesi 40.000 spettatori provenienti per un terzo da fuori Toscana e dall'estero. La raccomandazione anche stavolta è di utilizzare il treno per raggiungere il concerto. Per la giornata di sabato sono stati predisposti 7 treni straordinari per il ritorno e il potenziamento delle linee già in essere per l'andata. All'area Jova Beach si accede dalle 14 dall'ingresso principale di Viale Europa. Un secondo ingresso dal Molo Marinai d'Italia è riservato ai diversamente abili. L'amministrazione raccomanda di evitare acquisti in punti vendita abusivi e bevande in contenitori di vetro. Saranno centinaia gli addetti che garantiranno l'assistenza sanitaria e la sicurezza. È stata confermata anche la task force pediatrica dell'ospedale Meyer di Firenze, visto che al Jova Beach Party ci saranno anche 500 bambini, a cui Lorenzo ha riservato altrettanti biglietti omaggio. All'interno dell'area concerto ben 3 palchi ospiteranno dalle prime ore del pomeriggio il Jova e i suoi numerosi ospiti. Non c'è una scaletta fissa, spiega lo stesso Lorenzo Cherubini. Ogni giornata è diversa, saliamo sul palco, attacchiamo gli strumenti, accendiamo la console e partiamo. Non ci fermiamo fino alla mezzanotte per celebrare il fatto di essere lì insieme, vivi come il mare. Vent'anni di battaglie ambientali per salvare le spiagge, dopo 2 decenni appunto i paladini apuo-versigliesi tornano in campo, non mollano per ribadire il loro no contro l'ampliamento del porto di Carrara. Ormai siamo ripetitivi e per il nostro 20° compleanno diciamo ancora una volta no all'ampliamento del porto di Carrara, perché l'erosione avanza ed è già arrivata oltre Vittoria Puana, dove si è formato uno scalino tanto alto da dover ricorrere ai bagnini per poter uscire. Lo afferma Orietta Colacicco, presidente dei paladini apo-versiliesi, che mostra immagini di un porto, quello di Carrara, che è il primo colpevole dell'erosione, come dimostrerebbero le immagini dal 1900 ad oggi e come hanno sempre sentenziato negli anni gli scienziati relatori al Forum Internazionale del Mare e delle Coste di Forte dei Marmi. Lo scorso anno i paladini hanno proposto di convertire il porto apuano in un porto turistico, perché se ora è un piccolo porto commerciale, che per crescere ha bisogno di ampliamento, può essere nelle sue attuali dimensioni e senza nessun ampliamento, un grande porto turistico capace di portare sviluppo e rilanciare tutto il comprensorio apo-versiliese grazie ai suoi requisiti. Un porto dove attraccare grandi yacht che ora stanno in rada e navi da crociera. Recentemente l'assessore alle infrastrutture della regione Ceccarelli ha detto no alla conversione di Carrara in un porto turistico, anche perché, ha aggiunto l'assessore, nessuno si sarebbe schierato contro il suo ampliamento, dimenticando un ricorso al TAR presentato dal comune e dai balneari di Forte dei Marmi e Montignoso, oltre ai camping della Partaccia. Dimenticando inoltre che già nel 2001 i paladini si attivarono e l'allora previsto ampliamento di Carrara fu bocciato dal Ministero dell'Ambiente.
Dall'altra parte invece è in gioco tutta l'economia fatta di 356 alberghi in Versilia e 100 fra Massa e Carrara, oltre a bed and breakfast e ville in affitto, 700 ristoranti, 700 caffè, bar, stabilimenti balneari, almeno 700, centinaia di esercizi commerciali, 15.000 occupati più tutto l'indotto per un valore di 3 miliardi di euro. Un'economia in sofferenza, visto che dal 2008 al 2017 l'occupazione nelle camere in Apuania ha perso il 27% e in Versilia l'8%, conclude Paolo Corchia, vicepresidente nazionale di Federalberghi e consigliere fondatore dei Paladini. E quest'anno c'è il rischio che vada anche peggio. E cambiamo decisamente argomento, si è conclusa con una festa di premiazioni alla Capannina di Franceschi, la 27esima edizione della kermesse gastronomica a tavola sulla spiaggia, ideata da Gianni Mercatali. Vediamo chi sono i vincitori. Il piatto dell'estate 2019 porta la firma di Massimo Mattei e della mamma Annalisa Linari. Con le seppie in inzimino, la coppia ha conquistato il premio assoluto Piatto Forte nell'ambito della 27esima edizione della rassegna A Tavola sulla Spiaggia, la sfida gastronomica tra concorrenti, tutti rigorosamente non professionisti, che si è svolta al Bagno Roma di Levante a Forte dei Marmi. La kermesse, ideata da Gianni Mercatali, ha visto quest'anno un ricco parterre di eccezione da entrambi i lati della barricata, sia tra i concorrenti al talent, sia tra la giuria, composta da esperti di cucina come gli chef Gianfranco Vissani e Davide Oldani, dai VIP Renato Pozzetto e Mara Maionchi, ma anche da giornalisti, opinion leader e produttori di vino. Per la prima volta gli chef presenti hanno totalizzato 14 stelle Michelin. La festa conclusiva delle premiazioni si è svolta alla Capannina di Franceschi e ha coinciso quest'anno con la ricorrenza speciale dei 90 anni del locale mito della Versilia. 27 anni sono più di un quarto di secolo e il fascino della Versilia in fondo è la tradizione. La Capannina è una tradizione, i bagni sono una tradizione, alcuni ristoranti, le focaccine, e A Tavola sulla Spiaggia è diventata una tradizione, tanto che quest'anno ci sono due concorrenti che sono le figlie di due signore che hanno presentato i piatti, una nel 1998 e una nel 99. La tradizione si ripete con A Tavola sulla Spiaggia. Creare quel suo... Si preannuncia un autunno caldo per gli uffici postali della Versilia e i sindacati denunciano la carenza di personale. Sentiamo Roy Lepore. Estate torrida, ma uffici postali e recapito sotto zero. I sindacati confederali sono sul piede di guerra per la situazione in cui opera il personale delle poste. I segretari provinciali Michela Benedetti, SLC CGL, Filomena Del Prete, SLP CISL, Gabriella Paganelli, Will Poste fanno presente e denunciano la grave situazione venutasi a creare negli uffici postali e nel recapito della provincia di Lucca, circa le sostituzioni delle carenze strutturali e per la copertura delle ferie estive, per le sportellizzazioni e le assunzioni di contratto a tempo determinato che sono nettamente inferiori a quelle necessarie. I sindacati tracciano un quadro dettagliato della situazione. Negli uffici operano di media 1 o 2 persone, mentre in quelli più grandi il numero è ridotto a 5 o 6 impiegati. I clienti continuano a pagare i disservizi di questo paese anche alle poste. Le carenze di personale sulla provincia di Lucca per la mancata copertura di pensionamenti e lunghe assenze quest'anno sono più preoccupanti degli anni precedenti. Code inesauribili in tutti gli uffici postali, tutti i giorni, tensioni, clima bollente. Situazione analoga anche nel recapito e in tutti i servizi interni correlati al settore, dove non sono ricoperte le ferie estive e lunghe assenze. Anche in questo caso si lavora in emergenza, dicono i sindacati. Continua il disagio forte e ricade sui portalettere che fanno le nuove linee business antimeridiane e pomeridiane, a cui viene chiesto di sopperire alle carenze strutturali non sanate dall'azienda con personale a tempo determinato, come previsto dagli accordi sottoscritti. Quindi si annuncia un autunno davvero caldo se non ci saranno interventi di Poste Italiane per sostituire chi va in pensione e chi è in ferie.
Ancora manifestazioni e premiazioni estive, sono arrivati i verdetti della gara dei castelli di sabbia andata in scena venerdì 23 agosto al Bagno Mascotte. Il tema era come sempre libero, ma a farla da padrone è stata l'ecologia e la lotta all'inquinamento del mare, dalla moria di delfini che in questi mesi ha costellato la costa toscana al monito contro l'uso della plastica, poi vulcani in eruzione, evocazione di grandi pagine di storia e ancora riproduzioni in grande scala di accessori d'uso quotidiano e richiami a personaggi mitologici e di fantasia. Proprio la rappresentazione di due delfini accompagnata dal messaggio "questi sono gli unici delfini che vogliamo vedere spiaggiati" ha ottenuto il punteggio più alto, precedendo in classifica l'allunaggio in riva al mare e la scultura di una sirena ornata di fiori placidamente addormentata su uno scoglio. E la sera dello stesso giorno, nella passerella naturale della passeggiata di Camaiore davanti al Bagno Mascotte, a farla da protagonista è stata La Bellezza, un altro campo di gara per eleggere Miss Lido Estate 2019. Dalle 21.30 davanti a un foltissimo pubblico, Claudio Sottili ha accompagnato 11 aspiranti reginette verso lo scettro e la corona dell'estate lidese nell'appuntamento organizzato in collaborazione con l'agenzia AISO Eventi, che offriva alla vincitrice un biglietto d'ingresso alla fase regionale del concorso La Bella d'Italia. La giuria, presieduta dall'attore comico Ugo Conti, ha premiato Valentina Berti, 20 anni di Lucca, studentessa al secondo anno di scienze infermieristiche all'Università di Pisa e proiettata verso un futuro lavorativo nel campo della sanità. A tutte le ragazze partecipanti sono stati offerti eleganti kit omaggio e la prestigiosa azienda che da 4 anni ha aperto l'unico monomarca della Versilia proprio al Bagno Mascotte. C'è satira e arte nelle mascherate di gruppo del Carnevale di Viareggio. Facciamo un viaggio nei bozzetti con Massimo Mazzolini. La notte dei bozzetti è stato il primo importante atto dopo la presentazione del manifesto del Carnevale 2020 firmato dal design Stefano Giovannoni. Un evento che non si ferma mai e anche in piena estate esprime la sua creatività attraverso il lavoro degli artisti viareggini che hanno progettato le grandi opere allegoriche che parteciperanno ai 6 corsi mascherati in programma il 1, 9, 15, 20, 23 e 25 febbraio sui viali a mare di Viareggio. Dopo i carri grandi e quelli di seconda categoria vediamo oggi le 9 mascherate di gruppo. Si ride con l'arte, perché di questo si tratta, grazie alla genialità dei giovani costruttori che sono il futuro della manifestazione viareggina. La prima mascherata è La cultura fa paura di Silvano Bianchi, parla della società occidentale in balia di un nuovo medioevo. Michele Canova presenta I signori della notte. Siamo proprio noi, anime pennute, rapaci dal finto sonno, ma pronti a scattare sulla preda navigatori dell'aria dallo sguardo beffardo. L'uomo dei sogni di Emilio Cinquini. 100 anni fa nasceva Federico Fellini, l'uomo dei sogni, l'uomo e l'artista che più di ogni altro ha saputo insegnare al mondo a sognare. Terra promessa di Marzia Etna. La situazione internazionale sempre più critica sia dal punto di vista sociale che ambientale crea caos e vede crescere sempre di più il fenomeno delle migrazioni. Populist Art di Giampiero Ghiselli sul progetto di Maria Chiara Franceschini. Ai tempi del populismo e degli imbonitori, secondo i costruttori, vince chi sa usare la strategia del venditore, diffondendo paure verso il diverso per aumentare il senso di rabbia e frustrazione nelle persone. 900 di Libero Maggini. Se c'è qualcuno che è riuscito a giocare facendo arte con razionalità e inconscio, questo è Pablo Picasso. Ombre cinesi di Giacomo Marsili. Le ombre cinesi, simbolo di un'antica arte orientale, sono la proiezione di un'ombra oscura sull'Occidente. Facce ride di Adolfo Milazzo. A volte in questo mondo le troppe difficoltà tendono ad appesantirci e si pensa alle tante ipocrisie e ambiguità della vita. Alice è una fiaba moderna di Vania Fornaciari e Roberto De Leo. La mascherata è una moderna interpretazione della fiaba di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. C'era davvero tanta gente a Tonfano, a Marina di Pietrasanta, per la Feria dell'Assunta, spettacolare tuffo collettivo in notturna dai patini dei bagnini, degli stabilimenti balneari. La feria è stata una bella occasione per mettere al centro le famiglie e i bambini, le attività commerciali e gli stabilimenti balneari attraverso la gara di sculture di sabbia, il miglior gelato e pasticcino al pinolo, ma anche musica con il concerto lirico coordinato da Lida Berti,
che ha richiamato in piazza Amedei un pubblico numerosissimo. Il fiore di sabbia del Bagno Piemonte ha vinto la gara tra le sculture di sabbia sul tema «Quale bellezza salverà il mondo attraverso la figura di un fiore?» ha rappresentato la nascita di un bambino. Ed è tutto per questa prima parte del nostro telegiornale. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con lo sport. Ben ritrovati con lo sport, il calcio in apertura. Enrico Lenzi è il nuovo presidente del Real Forte Querceta. Sentiamo Roy Lepore. Al Bar Morin di Forte dei Marmi è stato presentato da parte della dirigenza nero-azzurra il nuovo organigramma societario che vede il cambio alla presidenza al posto di Alessandro Muzzi, che sarà il vicepresidente assieme a Nicolò Biagi. Al vertice si insedia Enrico Lenzi, ex presidente della Pecciolese, ex arbitro anche a livello professionistico, che ha avuto incarichi nel Pontedera, che da quest'anno è arrivato a rinforzare la dirigenza bianco-nera-azzurra. Quindi assumo questo incarico di presidente sportivo con molto entusiasmo. La motivazione era perché amo il calcio, amo questo ambiente, ho un gruppo di lavoro con il quale abbiamo condiviso un po' di anni insieme e abbiamo deciso di fare un'avventura, finita l'avventura, diciamo, vincendo il campionato di promozione, apprendendo all'eccellenza, poi non c'è stata la possibilità di proseguire, abbiamo deciso di cambiare, voltare pagina e abbiamo trovato in questa città una location interessante dove poter intraprendere un ottimo campionato di calcio. Si tratta di un innesto senza dubbio importante per la società in vista anche del prossimo campionato di Serie D. È stato presentato anche l'organigramma tecnico con il neo allenatore Cristian Amoroso. Era presente il sindaco Bruno Murzi, che ha annunciato nuovi investimenti sullo stadio, in particolar modo all'illuminazione, per poter richiamare nel periodo estivo squadre di serie maggiori e anche per effettuare dei ritiri. In attesa dell'inizio del campionato, la Serie D il 1° settembre gioca per la Coppa Italia. Rossoneri in campo a Camaiore, mentre al Buon Riposo si gioca un derby attesissimo. La doppia sfida è servita. Ad una settimana dall'inizio del campionato di Serie D è tempo di Coppa Italia. Dopo aver eliminato Real Forte con un rigore di Cruciani e aver svolto una proficua sgambata al Nardini di Castelnuovo, la Lucchese è pronta alla gara che la vedrà affrontare il Grassina sul terreno del comunale di Camaiore, vista la perdurante inagibilità del Porta Elisa. Monaco sta plasmando un complesso ricostruito di sana pianta ed ancora bisognoso di alcuni ritocchi. Deve inoltre fare i conti con gli acciacchi di diversi elementi, Lici, Guyer e l'influenzato Fazzi, e con un avversario ostico, i rossoverdi di Innocenti, che nel turno preliminare hanno fatto fuori la Forte Aglianese. 90 minuti che serviranno a capire come sta la Pantera a 7 giorni dall'inizio del campionato col Chieri. La partita si giocherà al Necchi Balloni di Forte dei Marmi. Spostandoci di un fazzoletto di terra di pochi chilometri al Buon Riposo di Pozzi sarà Seravezza Ghiviborgo. Dopo il terzo posto splendido di un anno fa, i verdeazzurri del riconfermato Walter Vangioni hanno voglia di stupire ancora. In realtà il 42enne tecnico di Gallicano sfrutterà il match di Coppa per valutare appieno soluzioni anche alternative. Tutti a disposizione in casa Seravezza, tranne lo sfortunato Buongiorno, che dovrà operarsi al ginocchio. Di fronte il Ghiviborgo di Pacifico Fanani, in una sorta di derby garfagnino delle panchine. Anche il Ghivi è profondamente rinnovato e quindi sostanzialmente una squadra da scoprire strada facendo. Una curiosità, indossa la fascia di capitano quel Matteo Borgia che per 3 anni è stato stantuffo inesauribile proprio del Seravezza. Ricordiamo che le due partite inizieranno alle ore 16 e che, considerando che si tratta di gare di eliminazione diretta, in caso di parità al 90° si batteranno subito i calci di rigore. Questa era l'ultima notizia della pagina sportiva, di nuovo un breve break pubblicitario e poi torniamo con l'ultima parte del nostro telegiornale.
Eccoci rientrati con l'ultima parte del nostro telegiornale, un'ultima notizia che riguarda il lavoro. Mover cerca un impiegato per il front office e la società informa che è stato prorogato il termine di scadenza dell'avviso di selezione per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato. La selezione riservata agli appartenenti alle categorie protette iscritti negli elenchi oggetti disabili resta aperta ancora per 2 settimane. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci.